Ancora al terzo convegno di Education 2.0, incontriamo la professoressa Laura Ceccacci da Ancona. Buonasera. Salve, ci racconta un po' qual è lo stimolo che l'ha portata qui ad Education, quindi qual è il progetto, in che modo è stato sviluppato? Allora, ho avuto l'opportunità e la fortuna di essere coordinatrice di una classe 2.0. Quindi, la mia classe ha avuto accesso al finanziamento del MIUR per l'acquisto di strumenti e abbiamo avuto anche la supervisione, il monitoraggio e il sostegno dell'Università di Macerata, dell'ANSAS, dell'Ufficio Scolastico Regionale e anche di un tutor che è stato molto bravo, molto in gamba con noi. Allora, la sperimentazione del consiglio di classe, che ha visto attivi tutti i membri, tutti i docenti, quindi del consiglio di classe, era quella di realizzare una didattica per competenze attraverso le nuove tecnologie in una dimensione 2.0, cioè in una dimensione collaborativa, perché i nostri studenti vivono già in una dimensione collaborativa e di grande condivisione, però in un ambito ludico e privato. Invece quello che volevamo provare a fare è rendere questa esperienza un'esperienza utile ai fini dell'apprendimento. Ho capito, quindi il vostro obiettivo, un po' in linea con molti articoli che abbiamo pubblicato su Education 2.0, è far sì che la tecnologia acquisti senso, ma non sia una deviazione rispetto al rigore dell'apprendimento e in generale della struttura didattica. A questo proposito, infatti, abbiamo osservato anche che ci sono delle criticità e dei grandi lati positivi. Cioè, non si può enfatizzare l'uso della tecnologia come una risposta a tutte le problematiche. Ad esempio, quello che abbiamo potuto osservare è che a volte il netbook davanti allo studente può essere un potente distrattore. Poi, all'interno di dinamiche collaborative, gli studenti più debolmente motivati tendono un po' a nascondersi, oppure quando vengono presentati percorsi in cui si richiede autonomia e responsabilità individuale, può creare un po' di paura, un po' di spavento a lasciarsi andare. Invece la cosa che abbiamo osservato è che i ragazzi che hanno già un buon livello di competenze attraverso l'uso delle nuove tecnologie utilizzate in questa maniera, in collegamento con tematiche della contemporaneità, lasciati lavorare liberamente in autonomia, sempre monitorati, perché il lavoro dell'insegnante poi è diverso, perché è un lavoro di tutor e di supervisore indispensabile e anche deve essere molto serio e rigoroso, i risultati diventano dei risultati eccellenti. Quindi in base a questi risultati eccellenti si può sentire di consigliare questo modello, sente che questo modello è replicabile in altre circostanze o in altre classi? Io credo che bisogna sperimentare ancora molto e vedere perché le possibilità di utilizzo delle nuove tecnologie sono, non dico infinite perché è un'iperbole, però sono molto vaste. E il grande vantaggio è che c'è una possibilità di essere flessibili in questo senso e quindi trovare anche la strategia d'apprendimento adeguata per ciascun studente. Perfetto, per quanto riguarda invece le competenze, lei accennava allo sviluppo di competenze legato alle nuove tecnologie. Quali di queste ha visto più sviluppate nella sua classe, nella sua esperienza personale? Facendo riferimento alle competenze chiavi di cittadinanza, io direi imparare a imparare, perché questa poi è una prospettiva molto importante nell'ottica del lifelong learning, per un apprendimento continuo per l'arco di tutta la vita, che è importante per noi della nostra generazione e ancora di più per quelli più giovani di noi. Perfetto, quindi impariamo ad imparare anche grazie all'esperienza della professoressa Ceccacci. Ancora grazie e ancora terzo convegno di Education 2.0. Grazie. Grazie, arrivederci.